Grazie, ciao. Ciao. Allora, sono il direttore del Dipartimento Tutela Minori del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani. Allora, voglio salutare gli incaricati del CCDU che in questi anni mi hanno aiutato a salvare i bambini e le famiglie vittime di questo sistema. Quindi grazie a Fabiola e Fabio, ciao. Maria Grazia, ciao. Maria e Carla. Ecco, con loro e con dei professionisti di prima classe abbiamo liberato molti bambini, quindi grazie. Saluto anche tutti gli altri volontari attivisti del CCDU, tutti i genitori, le mamme, i papà e tutto il popolo dei diritti umani presente qui stasera. Grazie a tutti. Ecco, come CCDU abbiamo iniziato a occuparci di bambini strappati nel 2008 con il caso di Basilio a Milano, quindi non è solo Bibbiano, dove abbiamo liberato due bambini strappati ingiustamente sulla base di un disegno sconcio attribuito falsamente alla bambina. Solo negli ultimi 5 anni abbiamo ricevuto più di 1000 segnalazioni e seguito centinaia di famiglie. In 5 anni abbiamo liberato circa 200 bambini. Grazie. Dal mese di luglio 2019, dopo lo scandalo Angeli e Demoni, abbiamo liberato 60 bambini. Un incremento del 170% rispetto a prima dello scandalo. Quindi questa inchiesta ha avuto e sta avendo dei grossi effetti. E voglio esprimere un concetto chiaramente. La filiera psichiatrica, scoperta e definita nel 2017 dalla professoressa Vincenza Palmieri, è in tutta Italia. Questa filiera strappa i bambini alle famiglie in tutto il bel paese, non solo al Forteto, non solo a Mirandola, non solo a Saliano Micca e non solo a Bibbiano. Succede anche a Verona, Torino, Ancona, Salerno, Roma, succede in tutta Italia. Sì, spero che sarete d'accordo con me che stasera siamo qui per dire basta a questa filiera psichiatrica. Basta! Allora, le nostre richieste, che spero condividerete, sono semplici. Siamo qui per chiedere alla buona politica, al governo e al Parlamento di chiudere tutte le case famiglia e tutti i manicomi per bambini. Vanno chiusi tutti, perché se ci sono posti liberi, questi poi devono essere riempiti. Dobbiamo dire basta al business sulla pelle dei bambini. Un'altra cosa, tutte, non solo quella della Chiesa. Dobbiamo riqualificare gli operatori della tutela minorile. Salvo i criminali incalliti, nessuno deve perdere il posto di lavoro, ma la cultura dell'allontanamento, promossa da alcuni guru psichiatrici in questi anni, e voi sapete bene di che associazione parlo, va estirpata dalle menti e dai cuori degli operatori della tutela minorile. Le famiglie e i bambini vanno aiutati a casa loro. A casa, i bambini a casa, li possiamo aiutare tutti a casa. Bene, queste sono le due proposte fondamentali e ci sono altre due cose che si potrebbero fare subito. Uno, telecamere in tutte le case famiglia, in tutti i manicomi per bambini.
e anche nei posti dove ci sono i servizi sociali. Due, salvo il caso di genitori violenti, abolizione immediata delle visite protette, che sono una vera e propria barbarie e non sono degne di una società civile. Bene, grazie a tutti e mi auguro che siamo qua in tanti stasera, riusciremo a ottenere questo. Grazie. Grazie Paolo.